Mister Maurizio Tassi, 7 punti in una settimana. Qui, bene, no? Ma direi proprio di sì. Sì, abbiamo fatto una settimana buona, quasi en plein. Siamo partiti la prima mezz'ora un po' contratti, abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico. Poi il gol di Albertini ha aperto altri scenari di partita, perché comunque loro stavano abbastanza chiusi e cercavano di ripartire, c'erano pochi spazi. Albertini ha sfoderato un tiro dei suoi e una volta in vantaggio gli spazi sono diventati più ampi, però c'era da soffrire, perché comunque va ricordato che loro arrivavano con una media di 2 gol a partita e oggi è la prima domenica che non fanno gol. Abbiamo fatto una grande partita a livello di intensità e una buona partita anche a livello di organizzazione. Nel secondo tempo c'erano secondo me più delle situazioni per poter fare noi il 2-0 che loro l'1-1, anche se poi su quella punizione deviata dalla barriera Zilioli praticamente ci ha salvato il risultato. Loro poi hanno tentato la terza punta, che è Sulis, che è un giocatore molto forte per la categoria, però dietro siamo stati molto bravi, siamo riusciti ad azzeccare un paio di azioni in contropiede, in una di queste è stato bravo Spintani a tagliare e a chiudere la gara. Cosa devo dire? Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, però siamo una squadra che ha un'anima, siamo una squadra molto compatta, siamo una squadra che ha una bella struttura tutti assieme, che lottiamo tutti, difendiamo tutti, cerchiamo di darci una mano. Dai. Sì, più grintosi. All'inizio voglio dire, sono 3 mesi, questa è una squadra nuova. Io esatto. Penso che dopo 3 mesi siamo in piena linea, forse anche qualcosina in più di quello che ci aspettavamo. Adesso abbiamo fatto 3 partite dove ho alternato le punte e dove sono molto ma molto contento di entrambi, anche se oggi non hanno fatto gol, però Cospito ha lottato e Marco Rena ai 20 minuti che è entrato ci è stato molto utile. Però bisogna trovare anche delle soluzioni per farli giocare ancora assieme. Chiaro che dobbiamo continuare a lavorare, non dobbiamo insomma esaltarci. Poi oggi non abbiamo migliorato posizione in classifica, perché le prime 7 hanno vinto tutte e noi credo che siamo 7. Però adesso tra le 7 e l'8 c'è già uno stacco di 5 punti, se non sbaglio. E quindi voglio dire, abbiamo anche una buona classifica. Domenica andiamo a Calvairate, che comunque... tra l'altro il Calvairate che oggi vinceva fino al 97esimo e poi il Brera ha pareggiato. Beh, ma Calvairate è una squadra che, se non sbaglio, una settimana fa ha dato 3 gol all'Union Cassano, davanti c'è Corona e ha giocatori Cangelosi, che è un giocatore che conosco molto bene. È un campionato equilibrato, ogni partita devi giocarla a 1000 all'ora. Però dai, il Bano c'è, non posso che essere soddisfatto. Io credo proprio di sì, quindi ti meriti anche questa domenica di questi 3 punti e la vittoria. Quindi poi pensiamo al Cavalierate da domani. Grazie mister Tassi, ancora complimenti al tuo San Colombano. Grazie.